Ehi ragazzi, ciao a tutti le nicchie, bentornati qui su Minecraft Real Pack. Oggi non faccio l'errore, ieri ho detto una gran fesseria. Ieri ho sbagliato, eh. Molti dicono, no, ma che l'hai fatto apposta? No ragazzi, non l'ho fatto apposta, non ci ho minimamente fatto caso. Neanche mentre lo caricavo, niente, vabbè, è successo. Va bene, allora, vediamo un po'. Dunque, intanto comunque ci ho riflettuto riguardo appunto ad andare a piazzare questa pompa che mi darà la lava. Oh, qualcuno fa, Nick, ma perché tu vai a piazzare sta roba, insomma, nel Nether, quando dice, insomma, la lava ci sta anche qui, non è che per forza c'è solo nel Nether. Sì, però nel Nether la lava è, diciamo che è infinita comunque, è una pozza enorme. E quindi ce ne abbiamo almeno per tutta la serie, forse anche oltre ce ne sarebbe. Quindi è per quello che si va nel Nether. Ora mi è venuta in mente un'idea. Perché non vado a scavare nel Nether? Cioè, perché devo scontrarmi con i mostri quando potrei benissimo farmi un tunnel che mi porta sotto di sti disgraziati e non mi faccio ammazzare? Come cacchio è che si facevano le ali che non me lo ricordo più? Ah, ecco qua. Beh, bene. Abbiamo un paio di ali fatti in casa. Mi serve un piccone bello bello. Un piccone. Ma lo devo fare. Sì. Facciamo un piccone di quello semplice in pietra. Perché appunto non mi va di andare a rischiare troppo là sotto. Vabbè, che tanto già sto rischiando parecchio. Pepo non c'è, bene, ok, microfono, mi raccomando, ascolta quello che dico, microfona, quante galline, ci stanno le galline, c'ho le ali, perché non volo? La mucca pazza, raga, l'avete vista la mucca pazza? C'era la mucca pazza. Allora, Nicche, oh, c'è la guardia vicino al portale, vuoi venire con me, guardia? Ma quando va, ma me ne frega niente. Va bene. Piccone alla mano, ci prepariamo. Potrebbe essere già un rischio. Oh madò, dai, 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 giù, 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 giù. Allora, vediamo un po'. Facciamo gli intelligenti e non facciamoci fregare. Facciamo un bel muro di protezione. Ok. Un bel muro di protezione, raga. E andiamo giù. Perché, come vedete nella minimappa, in fondo c'è della lava. Noi quindi che facciamo? Semplicemente andiamo a bypassare i mostri. No, 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 non di qua, non di qua, non di qua, non di qua. Oh, Madonna. Oh, what the fuck? Shit, 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 shit. Oh, shit. Merd, merd, ma merd, ragnetto piccolino disgraziato che passa pure sotto in un blocco solo. Mi potevo equipaggiare con l'armatura, ma forse neanche ce l'avevo. Ma porca miseria, dai. Sto scemo neanche sa correre, dai, corri! Vai, 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 vai. Dobbiamo. Guardia. Bene. Un po' di acqua. Un hamburger. Devo andare a menare quel ragnetto. Io butto. Caspita, già qua è. Che fine ha fatto?
Allora, non sappiamo che fine ha fatto, l'importante è che non c'è più. Non c'ho neanche l'armatura, ho solo le ali, molto intelligente Nicker, sappiatelo che è un tipo intelligente. Va bene, facciamo così però. Mi assicuro di essere leggermente protetto. Ok, piccone alla mano, torniamo giù. Avete visto quanto è pericoloso? Madonna. No, 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 basta, tappa i buchi. Facciamo così. Si va ancora più giù. Vediamo. Oh. Ah, questa è terra. Oh, meno male che c'ho la pala, va. Allora, è tipo terra, flash. No, andiamo più giù, va. Andiamo più giù. Ok. Avete visto quanto è pericoloso sopra, ma no. Dovremmo quasi essere vicini alla lava. E il mio piccone già si può buttare. Oh, cacchio. Dai, dovrei quasi esserci. Oh Madonna, che rumori molto. Oh, ecco. E te pareva che non c'era un blocco sotto di me? Andiamo un po' verso. Oh! Bene, 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 bene. Qua è perfetto. Mi sto cagando sotto. Mi sto cagando sotto, raga, ma allora, questo buco va direttamente sulla lava, perfetto. Allora facciamo così, metto questo qua. Questo lo metto qua. Vediamo se scende il tubo. Oh, il tubo scende, va direttamente sulla lava. Almeno credo. Va bene, allora, per ora c'ho solo un motore. Lo mettiamo qua. Poi, che mi serve? Facciamo un po' di spazio. Speriamo che non arriva nessun mostro volante. Oh yes. Ok, va direttamente sulla lava, perfetto. Mamma mia, mi sta venendo paura qua sotto, raga. Allora, mettiamo uno di questi. Sì. Lo potrei mettere qua o sopra? Sopra. Sopra andrà benissimo pure. Ok. Allora, qua mi torna utile il colore. Già. Ecco fatto. Giallo. Facciamo due gialli e uno bianco, ok. Oh, madò! Non mi rompere il tubo, eh! Ci siamo quasi. Giallo, giallo, ok. La leva. Mettiamo la leva. Accendiamo. Dovrebbe riempirsi adesso questo coso di lava.
Adesso vedremo se si riempirà di lava. Dai, però prima di domani ce la famo. Ce la facciamo per domani a riempirti, eh? Allora, aspettiamo finché non funziona. Ecco. Oh yes, arriva la lava. Arriva la lava. Ci vorrebbe solo un secondo motore che purtroppo non ce l'ho. Comunque, poi ce lo porteremo. Dunque, cos'altro dobbiamo fare? Dobbiamo mettere questo blocco. Questo lo andiamo a mettere da qualche parte. Vediamo un po'. L'ideale sarebbe metterlo tipo qua. Ok. Li mettiamo così, già va benissimo. Così questo terrà attivo in funzione appunto questa pompa. Terrà attiva la pompa. Qui abbiamo finito, ragazzi. Ecco la nostra lava infinita. Ci vuole solo un secondo motore. Ci vuole solo che gli portiamo un secondo motore. Anzi, mi dimenticavo. Per evitare che qualche mostro dovesse entrare. Oh yeah. Ok, mostri non dovrebbero apparirne qua. Anzi, a proposito di apparirne, non c'ho neanche una torcia con me. Vabbè, l'importante è che non ne becco ora mentre che vado all'uscita. E dove cacchio è l'uscita? Ah, eccola. Ok, ce ne andiamo. Anzi, aspetta. Prima che io me ne vada, mi creo una bella porta per evitare che quando torno mi becco qualche mostro cattivo che mi attacca. Oh. Speriamo che non arriva nessuno. No, a me sto punto qua, sto waypoint mi dà fastidio. Cancella, cancella. Ah, oh, mi dava proprio fastidio, non si vedeva niente. Ora va meglio. Ok, ragazzi, tappiamo completamente il buco. Ok, diciamo che se devo fare qualche intervento di manutenzione, non mi devo preoccupare di nessun mostro adesso. Un po' di torta ce la mangiamo. Ok. Va bene ragazzi, possiamo tornare dall'altro lato. E per... Oh Madonna, ma guarda dove è il cornuto! Ecco dove era andato! Oddio, no. Non è una cosa positiva. Neanche il fatto che qui sia buio. Dobbiamo ammazzare quel coso, raga, sennò appena torno di là lui mi attacca. Dove sei, cornuto? Cornuto, amore! Affangulo! Oh! Mangiamo la torta! Ok! Abbiamo risolto un mezzo problema! Ok! Le ali non si sentono più. Ma che cacchio? Streghe. Però bello, eh? No, non tanto bello, non tanto bello. Non tanto bello. Ciao, guardia. No, ma io volo, troppo pericoloso, eh. Madonna mia. C'è di tutto in giro. Oh, una bella dormita. Torna il giorno in fretta. Tanto non cambia niente, i mostri oramai ci sono.
Allora, quindi che abbiamo fatto? Abbiamo piazzato, insomma, un contenitore che sta raccogliendo la lava. Come possiamo sfruttarlo adesso? Allora, mi posso fare adesso l'elettricità infinita, grazie a questo. E dobbiamo costruire un altro macchinario. Però prima aspetta, che okay. Iron. Ah, questo l'ho droppato, ok. Allora, prima di tutto mi serve che mi do una sistemata all'inventario perché me l'ha completamente scombussolato quel coso. Ecco, così già qualcosa si capisce. L'osso non mi serve per ora. Ok, allora possiamo fare quindi l'elettricità infinita. Dunque, mi serve un geothermal generator adesso per questo sfrutta appunto la lava. E una volta che abbiamo sfruttato la lava, avete ben capito, giusto? Quindi mi serve un generatore. Allora, per cominciare ci serve un iron furnace. La iron furnace, ma come cacchio si fa sto coso? Allora, mi devo fare un hammer, mi devo fare l'armor. Dobbiamo avere abbastanza. Oh, abbiamo 47 di sta roba, 47 di ferro, facciamoci finalmente sto benedetto hammer. Eccolo, hammer. Quindi come cacchio si fa? Si fa così? Oh, non è difficile. Ok. Quindi ne servono tre di questi. Però prima mi serve una fornace e cinque di sti cosi. Una fornace. Allora, la fornace ci vuole cobblestone. Ne abbiamo. Eccola qua. Allora, facciamo una fornace. Ok. Andava messa qua, mi pare. Come cacchio che si faceva? Fornace. E ho fatto giusto. Cosa ho sbagliato? Furnace Iron Plate. E io che ho fatto? Furnace Iron Plate. Oh, io ho la fornace quella sbagliata. Oddio, c'ho la fornace 3D. Dove la prendo la fornace normale ora? Oh. Questa è bella. C'ho la fornace 3D che l'ho aggiunta con la mod. E la fornace base come cacchio si costruisce? Fornace e cobblestone, cioè, come no? Siamo nella cacca. Cos'è sta roba? Aspetta. Vediamo. Un momento, che cacchio. Ah, ma che sto a combinare? Ah, mi fa vedere come si fa la fornace. Però il problema è che la fornace la so fare. Il problema è che non mi fa quella giusta. Mi fa quella 3D e lui non la prende. Grosso problema. Ma teoricamente c'era anche un modo di fare l'altra fornace. Come cacchio si fa l'altra fornace? Basic machine. No. Ok, ragazzi, siamo proprio nella cacca. Fornace, basic machine. E la fornace a me manca. Come io spiego a questo che io non c'ho la fornace? Mi sa che devo togliere la mod dalla fornace 3D. Non c'è storia. Non c'è storia che tiene. Ok ragazzi, fermo il video, tolgo la mod e si riparte. E non c'è altro da fare. Purtroppo vedete questa mod qua, no? Ecco, non c'è un modo per creare la fornace base. E quindi è un problema. Ok ragazzi, ci fermiamo un attimo e cambio la mod, la tolgo, altrimenti non si può andare avanti col gioco. Ok?